molto felice di essere a questo meeting perché è uno degli esempi più innovativi di quanto non si possa fare in questo momento della terapia delle malattie cardiovascolari. Noi sappiamo che la terapia delle malattie cardiovascolari e le malattie cardiovascolari soprattutto sono la più frequente causa di morte in tutti i paesi occidentali e l'Italia è uno di questi. E noi sappiamo come la possibilità di approcci terapeutici si stanno aumentando di giorno in giorno e andando verso sempre più persone anziane e persone sempre più malate, persone che tanti anni fa noi non avremmo mai trattato, adesso noi li possiamo trattare con una relativa facilità e con dei buoni risultati. Per fare questo però ci dobbiamo confrontare tutti, ci dobbiamo confrontare noi cardiochirurghi, i cardiologi interventisti, i cardiologi esperti di imaging e tutti gli esperti del settore, compresi gli anestesisti e i rianimatori. E un meeting come questo ci dà l'opportunità di questo grande confronto, come lo sta dimostrando questa prima giornata del congresso.